Ciao a tutti e a tutte e benvenuti o bentornati su Ilaria FMAS. Se sei qui per la prima volta, mi chiamo Ilaria e curo questo canale YouTube e una pagina Instagram sulla didattica e la divulgazione della matematica. Oggi sono qui per presentarti un gioco, a mio avviso, molto interessante per la didattica, ma anche, perché no, per giocarci con gli amici. Come insegnante sono sempre alla ricerca di giochi che possano essere utilizzati anche in aula e ho trovato quasi per caso questo gioco che si chiama appunto Mathematicus. Ci tengo a precisare che questo video non è sponsorizzato da nessuno. Ho voluto fare questa recensione sia perché ci tengo a condividere con voi alcuni modi anche diversi per poter fare lezioni in classe e anche perché alcuni di voi su Instagram mi hanno proprio fatto la richiesta di fare la recensione di questo bellissimo gioco. Comunque, l'autore di questo gioco è Cesare Bai. Dire che è un divulgatore scientifico è riduttivo. Ho avuto il piacere di leggere la sua storia su un articolo di Prisma e ne sono rimasta davvero colpita. Ha fondato una rivista scientifica quando ancora in Italia non se ne parlava. Ha collaborato con diverse case editrici e riviste. Ha creato il workshop Strumenti di carta per insegnare la scienza. È socio del CICAP ed è anche pilota di idrovolante. Metto comunque in descrizione l'articolo di Prisma, così potete anche voi meravigliarvi leggendo la sua storia. Tornando al gioco, cosa troviamo nella scatola? La tavola da gioco a forma ettagonale, le pedine a forma di solidi platonici, due clessidre, gettoni e tesserine vari, alcuni dadi di varie forme, tra cui tetraedrica e dodecaedrica, carte da gioco con domande, un regolo calcolatore e due libricini, uno con le istruzioni e l'altro con molte curiosità matematiche legate alle caselle del gioco. La cosa che subito mi ha colpito di questo gioco è la possibilità di giocarci in diverse modalità, dalla basica all'avanzata, e quindi questo ci permette di utilizzarlo dalla primaria fino alla quinta superiore. E perché no, ripeto, anche con gli amici. Nella modalità avanzata in particolare si impara a calcolare come le antiche civiltà, dai Maya ai Babilonesi agli Egizi, e inoltre si familiarizza anche con i numeri binari, con il regolo calcolatore e anche con i bastoncini Nepero. Come potete vedere, Mathematicus ha la struttura del gioco dell'oca. Si avanza tirando uno di questi dadi che, come vi dicevo prima, hanno appunto diverse forme, e si ha la possibilità quindi di utilizzare un dado piuttosto che un altro in base alla probabilità con la quale si vuole che esca un numero piuttosto che un altro. In ognuna di queste caselle ci sono delle curiosità matematiche che si possono approfondire su questo libro, a mio avviso fatto molto molto bene. Io l'ho già messo sul comodino, così ogni tanto mi leggo una curiosità. Ovviamente quando si finisce su ciascuna casella si hanno delle sfide da affrontare. Nella maggior parte dei casi si deve rispondere a una di queste domande che trovate in questo contenitore. Anche le domande sono ordinate in base alla modalità di gioco che si sta facendo. Quindi ovviamente se si sta giocando con dei bambini si utilizzerà la prima domanda, che è la più facile. Se si gioca con degli adulti invece si utilizzeranno delle domande che sono in fondo alla carta. La cosa interessante è che è possibile anche comprare in sede separata delle carte bianche, in modo da creare le nostre domande. Quindi se in una classe stiamo affrontando un determinato argomento, possiamo creare delle domande ad hoc. È possibile giocare a Mathematicus dai 2 ai 5 giocatori. Se abbiamo a disposizione solamente un tabellone e vogliamo sfruttarlo nella nostra didattica, ci conviene dividere la classe in 5 squadre, ognuna delle quali rappresenta un giocatore. Lo scopo del gioco è quello di riuscire a raccogliere il maggior numero di tesserini con sopra i celebri matematici. Quindi questi sono i tesserini a forma di poligoni, ovviamente tutto a tema matematico. Ad esempio, un celebre matematico che ho preso è Al-Khwarizmi oppure Ipazia. Quindi ci sono vari celebri matematici che sono da raccogliere, ovviamente andando a rispondere correttamente alle domande. A mio avviso le potenzialità di questo gioco sono principalmente due. Primo, la possibilità di utilizzarlo nella propria didattica. Secondo, la possibilità di personalizzarlo come si vuole. Quindi, come vi dicevo prima, provare a personalizzare le tesserine con le domande e poi anche e soprattutto includerlo in determinati percorsi scolastici che stiamo facendo. I percorsi che si possono creare sono davvero molti, alcuni dei quali sono spiegati in questo libro che vi dicevo direttamente dall'autore. Comunque io ho provato a sfogliarlo, ho provato a leggerlo, i percorsi interdisciplinari che si possono creare sono infiniti. Basta metterci un po' di fantasia che noi insegnanti abbiamo. Andiamo a esplorare alcuni percorsi che sono consigliati direttamente dall'autore. Innanzitutto la possibilità di avvicinare i ragazzi alla storia della matematica attraverso i diversi metodi di calcolo delle civiltà antiche. Poi nel libro vengono suggeriti anche alcuni
alcuni esperimenti, uno fra i quali l'utilizzo del regolo dei triangoli rettangoli, con cui è possibile misurare l'altezza dei vari oggetti. E poi, perché no, andare ad approfondire una di queste caselle a scelta. Su ciascuna tesserina c'è un tema diverso che è approfondito in questo libro. Personalmente consiglio vivamente questo gioco per le innumerevoli possibilità che offre. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, sapete che ci tengo. Ti ricordo di iscriverti al canale per non perderti tutti i prossimi video e le prossime novità. Un caro saluto da Ilaria F. Math, alla prossima!